E ora io continuo a correre perché il tempo è sempre tiranno. Vediamo subito l'intervista con il vincitore di questa seconda gara, il pilota di casa, l'inglese Sam Bird, che corre per il team Virgin Racing. Sam Bird, complimenti al vincitore, ed è stato un lungo percorso da Putrajaya, dove hai vinto la tua prima gara fino ad oggi. Sì, sì, a chi lo dici? È stato molto tempo fa. È molto bello essere qui, vincere l'ultima gara della stagione. Sono molto contento per il mio team e per i miei tifosi che sono venuti a vedermi oggi. È stato un weekend stupendo, con il sole, con la pioggia, un ottimo finale per la Formula E. So, your home race. And how you can... Questa è stata la tua gara di casa. Come puoi riassumere questa gara proprio dall'inizio? Ho fatto un'ottima partenza, avevamo una buona strategia e sono riuscito anche a fare dei sorpassi. Ero molto veloce e quindi sono molto contento. Con le prestazioni di oggi credo che avevo la miglior macchina oggi e questo è molto bello. Sei stato molto simpatico in conferenza stampa quando hai spiegato come hai deciso di sorpassare Stefan Sarrazin. Puoi raccontarcelo? Sì, abbiamo fatto una grande lotta e per far mia la vittoria devo tentare di sorpassarlo. Ho tentato di qui e non ci sono riuscito, ho tentato di là e non ci sono riuscito, parecchie volte fino ad arrivare alle ultime curve e poi è andata bene per noi. Ieri è stata svelata la partnership di DS con Virgin Racing. Avete già programmi di test e dove verranno fatti? I test inizieranno presto, siamo molto carichi per continuare ad imparare e sviluppare diverse cose quando proveremo in pista, quindi presto per essere pronti per la prossima stagione.